Oggi vediamo come bruciare più calorie dalla camminata. La camminata, a differenza della corsa, è un'attività a basso impatto dal punto di vista dell'impegno articolare. Limita al minimo il rischio di infortuni e quindi, soprattutto per le persone di una certa età o sovrappeso, è uno strumento importante per approcciarsi all'attività fisica e indurre così una diminuzione del peso mediante il dispendio calorico. Ma per inserire la camminata nei processi di attivazione metabolica e di dimagrimento bisognerà analizzarla nella sua declinazione sportiva, vale a dire, per ottenere risultati un po' bisogna fare fatica. Cosa significa camminata sportiva e cosa la differenzia da una semplice passeggiata in città o nei boschi? Per parlare di camminata sportiva dobbiamo innanzitutto definire l'intensità, cioè la velocità del passo, che nei soggetti meno allenati può essere dai 5 ai 6 km orari ma non inferiore, mentre per i soggetti più allenati può arrivare fino a 9 km orari. In generale dovremmo lavorare al 65% circa della nostra frequenza cardiaca massima. Perché l'intensità è così importante? Perché mantenere un buon ritmo ci permette di andare a bruciare più calorie e induce un significante stimolo anche all'apparato cardiovascolare, con evidenti vantaggi sul controllo del peso e di tutte le malattie legate a disfunzioni metaboliche, come colesterolo, ipertensione e cardiopatie. Per bruciare più calorie con la camminata sportiva non solo l'intensità è importante, ma anche la costanza. Bisognerebbe quindi uscire 4-5 volte alla settimana con una camminata di almeno 30 minuti. Questa è una delle raccomandazioni più importanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce in 150 minuti di attività fisica volontaria settimanali il minimo richiesto per mantenere uno stile di vita sano. La frequenza delle uscite, in combinazione con l'intensità tenuta nelle stesse, induce adattamenti estremamente positivi sia a livello fisiologico, metabolico e sulla struttura muscolo-scheletrica. Una corretta esecuzione del gesto, inoltre, promuoverà un rinforzo muscolare non solo degli arti inferiori, ma anche di quelli superiori, se il movimento delle braccia accompagnerà correttamente il passo. Teniamo quindi i gomiti piegati a 90 gradi e facciamo oscillare le braccia lungo i fianchi. Nel movimento oscillatorio fate indietreggiare il gomito per avere più spinta e compiere più falcate ampie, tonificando meglio anche i glutei. Se ne avete la possibilità, camminate in natura. Affrontare le irregolarità del terreno richiede maggiore coordinazione e quindi maggiore dispendio calorico rispetto a una camminata sull'asfalto. Infine, se volete aumentare il dispendio calorico nella vostra camminata, dedicate 5 minuti alla tonificazione quando avrete terminato. Fate magari due serie da 15 affondi per i glutei e qualche esercizio per gli addominali e per le braccia. Rassodarti nei punti giusti ti aiuta a costruire un fisico armonioso, oltre ad accrescere la massa muscolare. Per concludere, un'uscita di camminata sportiva può indurre un dispendio energetico di circa 50 kcal al chilometro. Una seduta di 5 km peserà 250 kcal nel vostro costo energetico giornaliero, che per 5 uscite settimanali diventano 1250 kcal. Insomma, non male. Mentre vi godete i sentieri dei boschi o dei parchi cittadini, vi fate del bene e migliorate il vostro stile di vita.